Ciao a tutti, stavolta faccio la seria e leggerò una delle mie poesie, l'ultima che ho scritto, praticamente quella dedicata alle donne. Si intitola Donne, donne vive, donne vere, donne forti o fragili. Donne, donne, spietate avvocati, senza difensori né giuria. Ci condanniamo, non ci bastiamo. Dire sì è una bugia. Scegliamo i nostri errori perché non vadano dimenticati. Donne, impaurite, scioccate dall'amore, ci perdiamo. Inutilmente perdiamo i sogni, non avvertiamo i nostri bisogni. Passa tra la gente, mentre non passano le ore. Le cicatrici sparite. Donne, paura di essere anima spoglia, nascosti in vesti minigonne, o tra catene e giacche in pelle attendiamo. Il cuore alla soglia, trascorrendo la notte insonne, nell'attesa tremiamo, creeremo stelle. Donne, con spiriti forti, trascinano mondi di dolori ignorati, o fragili gridano con cuori morti, ormai maltrattati da banditi dei sogni. Sole, in un angolo gridano, gli angeli guardano. Donne, innamorate di un uomo della vita, con occhi lucidi e cuori febbrili, perse, tra favole colorate, tra i loro sogni vividi, fogli sparsi nei cortili. Questa poesia l'ho scritta in primis quando ho pensato a mia madre, che comunque la metto nella categoria delle donne forti. Poi penso a un'amica che invece purtroppo è nella categoria delle persone fragili che hanno bisogno di qualcuno che gli stia in ogni caso accanto, mentre poi le altre, bene o male, sono donne che vedi tutti i giorni, le donne innamorate, comunque quelle donne che vedi proprio che amano la vita, che amano fare, che amano essere donne, ecco. Donne perché sono donna anch'io, a parte quella, e vedo che in fondo non sia semplice talvolta essere donna in certe situazioni. Insomma, forse è anche la mia fortuna, altrimenti magari non sarei nemmeno qui né a scrivere, soprattutto magari non avrei mai iniziato a scrivere poesia. Ed invece ora penso sia una delle cose più belle che mi sia capitata. Mi sono capitata. Al che dico, per fortuna che sono donna, nonostante tutto, nonostante i casini sociali che ci sono, che quando fai un colloquio ti dicano, ma nella tua vita cosa vuoi fare? Vuoi avere dei figli? Hai fidanzato? Ti vuoi sposare? E nel momento in cui magari ti rispondi sinceramente che nel momento in cui hai la fortuna di trovare qualcuno con cui passare la tua vita e la passeresti volentieri, pensano che in quel momento tu non saresti in grado di essere comunque una persona che lavora. Questo però è sbagliato. C'è tutto quanto una cosa sociale attorno alla donna che, nonostante noi adesso siamo comunque nel 2012, ci ritroviamo davanti a volte persone che la pensano ancora come negli anni 80. La donna non può lavorare in fabbrica, la donna non può lavorare a catena, la donna che ha voglia di crearsi una famiglia non ci conviene in azienda perché se no resta incinta, se resta incinta in modo di maternità. E allora no, allora la donna cos'è? Deve restare a casa. È sbagliato. La donna determinati lavori non li può fare. La donna in determinati lavori si ritrova in situazioni assurde. Ad esempio, fare la commessa a volte è veramente assurdo, perché invece di trovarti davanti comunque persona che capiscono che se gli parli lo fai perché stai lavorando anche e non perché hai voglia di parlare con loro, beh, non è il massimo. Ho fatto la commessa per un anno e ne ho viste di tutti i colori, purtroppo.
Al che mi viene da pensare che forse sarebbe ora che la società cambiasse un pochettino nella maniera con cui si rivolge verso le donne. La donna non è mica soltanto un oggetto, una bella donna non è solamente una bella donna, c'è sempre qualcos'altro, solo che la maggior parte delle volte non si ha la voglia, diciamo, di andare oltre, perché è più difficile. È più facile fermarsi all'aspetto fisico e dire sì, ho un bel viso, ho un bel corpo, però poi sono pochi quelli che vanno oltre, che cercano di capire chi c'è dietro quella persona, chi è quella persona, cosa fa quella persona, chi è realmente. A me capita spesso e volentieri che quando le persone vengono a sapere che io scrivo, restano esterrefatte. Scrivi? Cosa scrivi? Scrivo poesia. Nel momento in cui dico scrivo poesie, o scappano, o se non scappano meglio che le tengo strette. Perché ormai è così. Se poi vengono a sapere che faccio anche streaming su web radio o cose del genere, buonanotte. Perché purtroppo c'è, diciamo, come dire, una cosa sbagliata. C'è quasi una. Come posso spiegarlo? Un non voler accettare che a volte certe donne hanno voglia di emergere, hanno voglia di fare qualcosa di diverso. Ma c'è ancora quella cosa. Ok. Beh, ragazzi. Dopo lo stacco pubblicitario vi saluto perché non sono più da sola a casa. Buona serata a tutti.